Primo oro dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito dell'Aquila e non Vito dell'Acqua, come si ostinava a ripetere il commentatore veramente vergognoso della RAI senza un minimo di enfasi. Vince nella categoria meno 58 kg l'oro. Stiamo parlando ovviamente del Taekwondo. E Vito dell'Aquila è la sua prima Olimpiade. Pensate, prima Olimpiade, entrava da numero 2 del mondo e ne esce senza discussioni da numero 1. Nei turni precedenti alla finale asfalta praticamente gli avversari, in semifinale batte il combattente argentino, letteralmente surclassandolo, non riesco neanche a parlare per l'emozione tra l'altro. Le prime medaglie sono sempre molto emozionanti, c'è veramente poco da fare. E in questa finale batte il tunisino, l'atleta tunisino, contro il quale era sotto fino a 15-10 secondi dal termine. C'era stato anche un reclamo da parte dell'allenatore del tunisino, una richiesta di video review per una presunta scorrettezza dell'italiano che sembrava avesse trattenuto la gamba del tunisino, e quello non si può fare, ma nulla di fatto, non ha ravvisato comunque irregolarità la giuria, e lì probabilmente sarebbe finito il match. E questa è stata la scintilla che ha fatto esplodere il talento di Vito dell'Aquila, che, come fanno i veri campioni, nei momenti clou, nei momenti decisivi, sferra i colpi, gli attacchi vincenti e porta a casa il match. Veramente un qualcosa di incredibile, rimonta all'ultimo. Sappiamo che in uno sport affascinante e bello come il Taekwondo può accadere di tutto, anche nei secondi finali basta un colpo messo a segno in modo corretto, anche perché sapete che sulla pettorina dei combattenti ci sono dei sensori, e tante volte magari uno pensa di aver messo a segno un colpo ma non c'è la giusta pressione, o meglio i sensori non ravvisano la giusta pressione e magari quel colpo, quei punti non vengono assegnati. E quindi veramente grandissimo Vito dell'Aquila, gigantesco, stupendo, prima medaglia d'oro. Andiamo così! Seconda medaglia in totale di giornata, in realtà, perché oggi, tra l'altro, subito, grandi emozioni, perché queste medaglie, sì, non sono due ori, sono un oro e un argento, ma anche l'argento come è arrivato? Ne parleremo poi nel riepilogo finale di questa giornata, dove andremo a vedere anche in generale quali sono state le altre gare di oggi, dove sono stati impegnati gli azzurri. Ovviamente ci concentreremo su quelli. Ma Gigi Samele è argento nella sciabola maschile, ed è questo argento è come se fosse un oro per come ha superato il turno precedente, la semifinale, quindi per come ha battuto il coreano campione del mondo nel 2018 e per come è stato in pedana anche contro l'ungherese che aveva vinto l'oro nel 2012 e nel 2016 e lo ha rivinto anche quest'oggi. Quindi stiamo parlando di Shilagi, un fenomeno della sciabola, e quindi nulla da fare, veramente come se fosse un oro. Non solo per il fatto, appunto, ripeto, che abbia gareggiato contro, che abbia duellato anzi contro il campione delle due precedenti edizioni dell'Olimpiade, ma anche per come è arrivata alla vittoria in semifinale. In rimonta sembrava spacciato e invece eccolo lì che va in finale. Quindi grande giornata oggi, subito grandi emozioni, tantissimi sport, anche basket 3 contro 3, insomma. Seguitemi e aspettate il mio prossimo video, che uscirà più tardi, nel quale riepilogherò un po' le gare dove abbiamo visto i nostri atleti in gara, insomma. Quindi ancora grandissimo Vito dell'Aquila. Se vi è piaciuto il video, che termina qui, lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale ovviamente. Forza Italia, forza Azzurri e alla prossima!